Ciao ragazzi, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video di pesca. Oggi vi porto con me in una battuta di pesca a spinning in mare dalla foce. Siamo ai limiti territoriali tra Campania e Lazio e andiamo incontro al tramonto, quindi sarà una battuta di pesca che verrà condizionata da un cambio di luce. L'obiettivo di oggi, il target, è principalmente il pesce serra che tenteremo di insidiare come sempre con le esche artificiali. Venite con me in questo video, vediamo come va questa battuta di pesca, speriamo di divertirci e di fare anche qualche bella cattura. Andiamo! Abbiamo già fatto una sessione di lanci, abbastanza anche prolungata, condizionata oggi da un vento molto teso, quindi mi sono un attimo fermato prima di insistere questa battuta negli ultimi momenti della giornata, che solitamente sono quelli propizi per la pesca spinning, soprattutto per la ricerca di predatori pelagici come il pesce serra. Andiamo a fare ancora qualche lancio. Si pesca bene adesso, eh? Sì, pure anche bene l'attività. Qui vado recuperando veloce, veloce, veloce. Bravo. Oggi ho portato con me una canna di media potenza, una canna di 7 piedi e 10, capace di gestire esche fino a circa 30 grammi. Le esche principali che utilizzeremo oggi sono soprattutto esche di superficie, quindi top water come Needle, Needle Jointed, Lipless e tutta quella serie di esche artificiali che svolgono la loro principale attività di nuoto sulla superficie dell'acqua o nei pressi della superficie.
cambiando di tipologia di esche artificiali è dovuto principalmente al fatto che è rallentata, anzi è scomparsa l'attività dei pesci, no? Prima si era visto qualche cacciata, qualche inseguimento e quindi i pesci erano attivi. Questo cambio di esche artificiali, di tipologia di esche artificiali, mi dà la possibilità soprattutto di rallentare l'azione di pesca, visto che con le esche top water, con i needle soprattutto, facciamo una pesca molto veloce, una pesca reattiva, dove si va a stuzzicare, ecco, l'istinto predatorio del pesce, portandolo all'aggressione. Invece con i jerk, con i minnow e con i long jerk minnow, abbiamo la possibilità di rallentare l'azione e quindi di insidiare pesci che non sono in spiccata attività predatoria. Vediamo se ci porterà dei frutti questa scelta. Ritorno di nuovo al needle jointed, faccio gli ultimi lanci con questa esca, approfittando anche del fatto che è calato il vento e posso testare per bene sulla distanza questa esca artificiale. Tutto sommato non si lancia male senza vento, hai visto? Siamo giunti agli ultimi lanci di questa battuta di pesca che per il momento ci vede costretti ad un cocente cappotto ma poco importa, è la pesca. In ogni caso andiamo incontro alla notte e noi ci salutiamo e ci vediamo come sempre il prossimo video. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti e speriamo nel prossimo video di farvi vedere una bella cattura. Ciao ragazzi, alla prossima!